Francesco Fiorini, oggi giornata importantissima, ricordiamo Lando, un tuo commento perché qualsiasi domanda sarebbe superflua. Il commento è una gioia infinita, una gioia assoluta, una gratitudine assoluta verso la S Roma, anche l'Ader che ha dato la sua disponibilità e credo che è un dono tutto ciò che sta avvenendo e sono estremamente grato. Davvero amo ancora di più questi colori perché per tutti quelli che non dovessero sapere questa cosa, la S Roma da un anno sta facendo un lavoro grandissimo sul territorio, no? Perché il murale per papà è uno, ma sta lavorando, ha fatto il murale per Alberto Sordi a Garbatella, il murale per Anna Magnani al Tiburtino Terzo, Gigi Proietti al Tufello, papà qua a Testaccio. Voglio fugare ogni dubbio per tutti quelli che mi dicono perché ne hanno fatta a Trastevere, ci hanno provato a fare la Roma a Trastevere, ma non c'erano edifici adatti o a qualcuno magari non gli ha dato l'autorizzazione perché erano privati. Per cui va bene ugualmente, siamo fratelli con Testaccio, ci divide un filo d'acqua che è il Tevere, no? Per cui stiamo qua, è una cosa bellissima. Davvero non ho parole, sono sempre commosso. Oggi c'è questa inaugurazione che mi riempie di gioia e che devo dire, papà mi ha lasciato un'eredità di tramandare la romanità e io, siccome non sono artista, che io canto, no? Se cantavo scappano tutti qui, non c'è. E l'ho fatto fondando anche Radio Puff, no? Radio Puff che 24 ore di canzoni al giorno, ma non soltanto di papà, c'è Gabriella Ferri, Franco Califano, Proietti, Manfredi, tutti i romani, ma anche quelli giovani, l'orchestraccia del mio amico Marco Moniti, Ultimo Mannarino e tanti giovani che magari sono meno conosciuti ma sono bravissimi. Per cui io ieri guardavamo quei ragazzi della radio, si collegano con noi 66 paesi al mondo, probabilmente sono romani che stanno all'estero e si vanno sentiti vicini alla loro città. Ecco, io cerco di tramandare questo, le nostre radici, che come diceva papà, che l'ha ripresa da papà Wojtyla questa frase, non c'è un futuro senza un passato. E noi ai ragazzi giovani, ai miei figli, quello più piccolo di 10 anni, cerco di trasmettergli alcuni principi e valori, no? Capito? Per cui va bene così, strafelice. Gratitudine massima, massima, massima. E poi sono il Cavaliere della Roma pure io. Bravo, proprio lì volevo arrivare. Un saluto ai Cavalieri della Roma. Vabbè, con te gioco in casa, visto che siamo entrambi cavalieri. Un saluto agli amici Cavalieri della Roma. Grazie anche a voi che mi avete scritto in tanti. Agli amici Cavalieri della Roma, agli amici della Roma, ai tifosi romanisti tutti. Grazie. Grazie Francesco.